Harry e Meghan barra verticale Capodanno 2018 Costa Azzurra barra verticale volo low cost. Bodyguard al seguito della coppia e massima sicurezza all'atterraggio a Nizza. Il principe Harry e la fidanzata e futura sposa Meghan Markle hanno deciso di trascorrere il Capodanno sulla Riviera, ma la destinazione è stata raggiunta in modo tutt'altro che regale, secondo il Daily Mail. Harry e Meghan hanno, infatti, viaggiato in classe economy della British Airways con posti assegnati vicino alla toilette. Nel tentativo di restare in incognito, la coppia è salita a bordo del volo Londra-Nizza prima degli altri passeggeri e si è accomodata in fondo all'aereo. Harry e Meghan hanno prenotato anche 3 file su ciascun lato sempre nella classe economy per mantenere il riservo e per far sedere 3 bodyguard tesi e nervosi, scrive il quotidiano britannico. Harry era vestito in jeans, giacca e berretto da baseball ben piantato sulla testa per coprire il volto. Il principe si è seduto sul posto finestrino, la futura sposa accanto con un cappello nero e poco trucco. Se nessuno li avesse notati sull'aereo, di certo non sarebbero comunque passati inosservati all'atterraggio, secondo i testimoni, dove ad attendere la coppia reale c'erano gli ufficiali della polizia di frontiera ben armati. Secondo altre fonti citate dal Mail, durante la permanenza a Nizza la coppia è stata sorvegliata da componenti del Service de la Protection, l'unità d'élite della polizia francese responsabile della sicurezza delle personalità straniere.